140 scatti di Henri Cartier-Bresson in mostra alla Villa Reale dal 20 ottobre al 26 febbraio, dedicati al grande maestro per immergerci nel suo mondo, per scoprire il carico di ricchezza di ogni sua immagine. Henri Cartier-Bresson è sicuramente un artista straordinario, uno dei più grandi fotografi che siano mai esistiti, e devo dire è davvero un piacere, oltre che un onore, ospitare una sua mostra in Villa Reale. Sarà sicuramente un'occasione straordinaria, non soltanto per gli amanti della fotografia, ma io credo per un pubblico molto, molto più vasto di poter vedere opere che sono entrate appunto nella storia mondiale della fotografia e che testimoniano non soltanto una tecnica, ma anche una capacità artistica di fissare dei momenti. Di saper cogliere quell'attimo che soltanto un artista è in grado di fare. Questa è anche l'occasione per accompagnare lungo tutta questa fine del 2016 e l'inizio del 2017 la mostra in Villa Reale, che si affianca a una serie di altre iniziative che stiamo tenendo in questo momento. Voglio ricordare come la mostra dedicata a Vivian Maier all'interno dell'Arengario, insieme alle due rassegne dedicate in questo caso alla monaca di Monza, non stiamo parlando di fotografia, stiamo parlando di pittura, in alcuni casi di letteratura, credo offrano un panorama culturale cittadino di assoluto rilievo. Mi sento di dire che non sono sicuramente molte le città che in questo momento possono offrire un menù così importante. Io mi auguro che accanto allo sforzo che stiamo facendo ci possa essere anche un riscontro di pubblico, ma da questo punto di vista devo dire che i primi risultati sia su Vivian Maier e la Monaca di Monza, ma soprattutto anche l'attesa che si è creata attorno a questi scatti di Henri Cartier-Bresson fanno sicuramente ben sperare. Allora, noi non lo vogliamo più proporre come un classico della fotografia, ma lo vogliamo proporre come un vero innovatore, come chi più di chiunque altro ha contribuito a riscrivere completamente il vocabolario moderno della fotografia.